mi ha chiesto un altro e io l'ho fatta. Sabrina mi ha chiesto un altro e io l'ho fatta. Perché sì, perché no. Ora vi racconto una storia molto triste di io che non so che cantare. Madre, perché mi hai lasciato? Oh madre, madre, madre. Ok, direi che basta così. Tu vai qui e io basta, basta, me ne vado. Ma io parto. E dove vai? Vado a picchiare piccole creature, tipo cani e gatti, per poi infilarle contro la loro volontà dentro una palla. E perché? Perché poi le faccio combattere con altre creature costrette dentro altre palle. E perché? Perché ma dai, ormai ho 10 anni. Oh, Pikachu, cazzo. Perché ormai ho 10 anni, a 10 anni, Pikachu, cazzo. Stai qui, non ti muovere. A 10 anni si va a conquistare il mondo e battere i Super 4. Non puoi andare! Oh mamma però! E non posso fare niente! Pikachu Cristo! Ah! Mi hai rotto Pikachu! Ah! Oh my uomo! Shinderu! Ah! Ah! Ciao bambini, suppongo di dovervi dare il bentornato in questo folle canale. Oggi volevo fare una bella introduzione, ok? E probabilmente non ci sono riuscito. Sentirete vagamente dalla mia voce che sono ancora un po' malaticcio. Ma questo non mi fermerà, di sicuro. Non fermerà la mia volontà di voler partire, ora che ho 10 anni, a conquistare il mondo e battere i Super 4, no? Mio figlio sta per compiere 7 anni, vuol dire che l'ho fatto a 3 anni. Oh madre! L'intro con la chitarra non è stata una stupidata per far vedere quanto sono bravino ancora. Anche se non la suono se non una volta l'anno. E vi chiederete voi, perché la suoni solo una volta l'anno? Uno, perché non c'è tempo. Due, perché quando Sabrina mi chiede un prodotto con annessa musica, le dico, te la faccio io la musica. Questa volta mi ha chiesto un outro. Sapete che cos'è un outro, bambini? No, nemmeno io. Sarebbero gli ultimi 16 secondi / 20 secondi in cui appaiono i video suggeriti su YouTube e il pulsantone iscriviti, che se tra l'altro non avete ancora cliccato, muovetevi, cosa state aspettando? Pronto, mamma? No, non te li faccio tenere da parte i miei soldi quando vado a combattere altri bambini con le mie creature. Mia madre è una zozza, dopo se li tiene tutti per sé. A Sabrina ho proposto all'inizio qualcosa di semplice con animato qualche gatto, ma poi ho detto baga, moda moda, che significa, beh, non voglio escludere tutti i gatti. Se lei ha 11 gatti, io ne animo solo 3. Dopo gli altri se la prendono e chiedono perché non ci sono anche io nell'altro. Al che mi sono detto, cacchio, mi sto per complicare la vita da solo. E proprio così ho fatto. Invece di animare 2 o 3 gatti, li ho animati fucking tutti. Madre! Se vi state chiedendo qual è lo scopo di questo video, è raccontare una storia. La mia storia nel produrre un'animazione. La prima cosa necessaria per me per fare un'animazione è stata quella di fare uno sfondo non troppo pieno, non troppo un macello, in cui potessero entrare 11-12 gatti contando Frank, che ho posizionato all'inizio come schizzo nel momento in cui sarebbero apparsi tutti. Per bilanciare appunto gli spazi. Bilanciare gli spazi è importante. Non volendo creare poi un file esageratamente pesante, ho animato un gatto per volta e al massimo 3 gatti a file, animando proprio quelli che magari avrebbero interagito tra di loro, come questo gatto e questo gatto, che sarebbero stati rispettivamente Fiamma e Buzz, se non sbaglio. E man mano complicandomi la vita con animazioni sempre più complesse in base a come mi girava quel giorno. In genere a me girano giornate estremamente creative e altre un po' più pigre, ma 90% creative, ma creative vuol dire anche sadiche, e lo vedrete poi con l'animazione di Fiamma, ad esempio.
Man mano che finivo un gatto per volta, possiamo vedere che questo iniziava a prendere vita e alcune animazioni potevano essere tranquillamente portate in loop, altre meno, dipende da quello che avevo in mente di far fare loro. Piffle, o come lo chiamo ancora io, Cremino, o come lo chiamano gli altri, Cazzetto, perché non ce l'ha il cazzetto, deve ruotare infinite volte intorno al tasto iscriviti finché alla fine, guarda un po', abbiamo una chicca, ovvero lui che si mette le mani in bocca perché sbocca. Non è fantastico, direte voi? Io dico sì. Subito dopo Cremino, per rimanere in tema, abbiamo fatto Creamy, che ovviamente sta mozzicando una cannuccia. Tutte cose che derivano dal fatto che io, purtroppo o per fortuna, conosco molto bene i gatti di Sabrina, le loro peculiarità, i loro vizi, i loro peccati. Non a caso ho fatto un fumetto interamente su Sabrina, non so se mi spiego. Cremina che quindi deve ciancicare, moccicare pian piano la cannuccia e ogni tanto fare tipo buona questa cannuccia, e varia in realtà, si vedono poco le variazioni, ma sappiate che varia. Terzo gatto che sono andato a fare è Bubi, ma voi direte no, ma qui c'è solo una scatola, ma come potete vedere nello schizzo finale qui, Bubi a un certo punto si sarebbe messo questa scatola in testa e quindi ho deciso di metterlo più o meno dopo 4 secondi, che non apparisse subito, che non ci rovinasse la sorpresa, ma che cose accadano man mano. Abbiamo 20 secondi a disposizione, beh, facciamoli valere questi 20 secondi, dico io. Non siete d'accordo anche voi? Quindi ecco Bubi che esce fuori e si infila dentro la scatola e poi si gira ogni tanto scodinzola per il resto del video, quindi abbiamo un'altra animazione loopabile, cioè la posso fare andare a ripetizioni per il resto dei 20 secondi. Non che questo abbia determinato meno lavoro, in realtà ha richiesto abbastanza tempo anche questo. Non sottovalutate il loop, perché deve essere fatto bene perché funzioni. Come potete vedere qui, ecco come sono stati divisi i gatti: Bubi, Creamy, Piffle, Fiamma, Buzz, Leonard to Frank, Mirta da sola, quelli un po' più complessi, un po' più grassi. L'animazione più complessa probabilmente è stata quella di Fiamma e Buzz, che nel concept iniziale Fiamma doveva colpire Bubi e sparire entrambi e via, invece poi ho deciso sadicamente di farli diventare qualcosa di ben più complesso, ovvero Fiamma che dà un doppio calcio, perché quel periodo stavo giocando parecchio Smash, e Link bambino, uno dei personaggi che usavo di più, con indietro a volante, da questo doppio calcio girato all'indietro, e avendolo visto molte volte fare, proprio perché sceglievo spesso Link bambino, avevo l'animazione fresca in testa, e allora ho detto farò così, doppio calcio rotante all'indietro, con poi, per complicarmi ancora di più la vita, sparizione tramite tecnica della sostituzione in stile Naruto. E in tutto questo Buzz doveva arrivare con una liana, accusare il colpo il primo nello stomaco e il secondo nei testicoli, sempre che non ce li ha perché è sterilizzato, poverino, ma forse è per questo che fa ancora più ridere. Ha 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 ha! Baga! Quindi possiamo vedere Buzz che arriva con la coda che sventola, Fiamma che atterrerà sullo sfondo, che qui non si vede, pop, sullo sfondo, va, salta e pum, primo calcio nello stomaco, secondo calcio negli zebedei inesistenti, tecnica della sostituzione, puff, incredibile. Lo so, siete senza parole, anche io lo ero, quando ho detto, Cristo! Ora devo colorare Fiamma per ogni frame mentre che fa tutti quei movimenti, e Fiamma è quella con la pelliccia più complessa perché c'ha macchie leopardate ovunque. Sono un folle! Un folle! Folle! Ma secondo voi questo ha fermato il vostro caro zio Peo di quartiere? No! Non oggi. Ogni frame di Fiamma ha le sue macchie leopardate. Guardate qui dietro, guardate. Porca zozza, sono impazzito qui. E vabbè. Poi
Poi è toccata la nostra cara Mirta, la principessa di casa, quella grassona, quella lurida lardosa che non si fa mai accarezzare, a meno che non la cogli di soppiatto, quella lurida zozza che risponde solo a Sabrina e nessun altro. Lei doveva masticare, mangiare e godersi un hamburger dietro l'altro, quindi la cosa che ho fatto è stato fare. Prima si avvicina l'hamburger e gnam, deve strappare con forza un pezzo e masticarlo. Oh, guarda come mastica, gnom gnom gnom, e poi ne strappa un altro, gnom 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 gnom. Poi se lo mette tutto in bocca, hai visto la magia? Perché dice, che palle masticare quando posso ingurgitarlo in un sol colpo. Buam. E quindi lei si gira e ne prende un altro e continua il loop. Fino alla fine, quando improvvisamente decide di volar via con due sganciate d'aria dallo stomaco. Quindi... pop, pop. Siccome già mi ero complicato abbastanza la vita con i gatti precedenti, mi sono dedicato poi a fare dei gatti in loop, quindi semplici da fare, non così tanto in realtà, ma che al massimo muovano un po' la coda, cambino espressione, facciano comunque movimenti ripetitivi, quindi qui avremo un buzz che esce, un buzz. Qui c'è Zorro, che è Buzz. Buzz è stato calciato nei maroni. Una Fujikuli buona buona e uno Salem lì buono buono, che come potete vedere muovono giusto giusto la coda. Zorro esce, batte gli occhi, poi dovrebbe rientrare, eccetera eccetera. Quindi questi in genere si fanno in mezza giornata di lavoro, e quindi con l'altra mezza giornata fa il resto dei gatti in loop. In un giorno si possono fare ergo 6 gatti in loop, 5 gatti in loop. Non so questo se mai ve lo siete chiesto. Quanti gatti in loop posso animare oggi? O se a scuola vi hanno mai chiesto quanti gatti in loop potete animare in una giornata di lavoro? Ora lo sapete. Adesso voi direte, abbiamo finito? No, per niente, perché tutti questi gatti adesso vanno montati insieme. Non in quel senso, sono castrati, sterilizzati voglio dire. Comunque sia, prima di tutto ci vuole lo sfondo, uno sfondo che ho fatto poi, carino, che si muova un pochino. Lo sfondo secondario, che è quello con qualche piccolo elemento, ancora con delle frecce che poi vedrete che indicheranno di cliccare gli altri video se non li avete visti, ovvero queste. Il livello Zorro Fuji Salem, che abbiamo fatto in un unico livello. Il livello Booby Creamy Piffle, che abbiamo fatto in un unico livello. Fiamme e Buzz, che stanno in un loro proprio livello, perché come avete visto l'animazione più complessa è la loro. Leone Artù Frank. E per finire Mirta. Sono tutte montate insieme. Cosa ci mancano? Beh, come potete vedere qui, un sacco di audio. Audio, tanti audio, perché se tu non fai bene l'audio, il video vale poco in realtà, per quanto tu già abbia lavorato tanto ed incessantemente a un'animazione complicata. Se non lavori parecchio anche sull'audio, perdi tanto valore. Questa è la mia idea. Anche quando edito video uso molto gli audio, video soprattutto quelli filmici. Quindi sì, l'audio è una parte molto importante e non va affatto trascurata. Ogni gatto più o meno qualcosetta deve dire, deve esprimere, magari non proprio quelli che stanno sdraiati lì a far niente, ma per esempio Fiamma che colpisce, si deve sentire la botta, ish. La tecnica della sostituzione, ci deve essere l'esplosione, magari con il suono tipico di Naruto. Piffle che gira e che urla mentre che gira. Il vomito alla fine. Mirta che mangia, smangiucchia il suo dolce hamburger. Non è dolce, in realtà è salato. È per dire. Quindi questo audio di cosa sarà? Sentiamolo. Sentite, questa è la mia voce. Poi grazie alle mitiche magie dell'editing audio abbiamo ottenuto questo. Quindi come potete vedere io prendo sempre la mia voce, cerco di fare tutti i suoni io con la mia bocca, con le mie capacità vocali. E poi ci lavoro un po' al computer, le modifico un po' e le adatto a questi personaggi pucci e carini. Questo sono sempre io. Oddio. Sembra che sto facendo altre cose, ma in realtà alla fine è diventato questo. È Cremina che mastica, moccica la sua cannuccia. Quindi alla fine, dopo aver applicato tutti gli effetti sonori fatti con la mia dolce voce, beh, questo è il risultato. Quindi si sentono più o meno tutti. Si sente Mirta, si sente Creamy, si sentono le botte, sostituzione incredibile. Così come anche le perette e il vomito finale, eccolo lì, pu e il vomito, yeah. Ci manca soltanto una cosa, ed è lì che entra in gioco lei, la mia dolce e cara chitarra. Perché io sto ancora con lo zaino, tra l'altro non lo so. Invece quindi di fare il solito jingle carino, come abbiamo fatto per l'intro, che era tipo così, abbiamo optato per qualcosa di un po' più deciso. Fa più o meno così.
più o meno si ripete in loop, molto semplice, ma funziona e il risultato finale è questo. E fu così che anche questa volta Electric Peo fece un lavoro completo. Perché questo è quello che faccio io per voi là fuori. Mamma Lucky, baga! Moda, moda! Oh my wa, scendero! Baga! Ok, basta citazioni di lingue che in realtà non so parlare, ma che sono solo altisonanti e dette dagli anime suonano fighe, ma se le diciamo noi suonano folli, idiote. Ergo, possiamo chiudere qui questo videolo e io finalmente me ne posso andare nella mia avventura da diecenne, non so se si dice così, da bambino emancipato di 10 anni che ora vuole soltanto andare a sodomizzare creature costringendole all'interno di una palla. Pikachu, dove sei? Eccoti qua, stai fermo qui, lurido zozzo. Ma! Porca zozza, me ne vado! È giunta la mia ora per partire! Dove vai? Te l'ho già detto, madre! Vado a conquistare tutte le palestre della provincia di Ancona! Ma in palestra ci si allena! Zitta, lurida sgualdrina! Tu che ne sai cosa si fa in palestra? Andiamo, Pikachu! Vai avanti tu! Mi è piaciuto quel salto! È molto agile il mio Pikachu! Addio!